pezzo dovremo andare a prendere 3 pisella bianche e posizionarle all'angolino. Ora salgo in verticale 10 pisella per ogni dentino che ho utilizzato. Sposto di 5 quadretti e scendo creando una linea verticale fino ad arrivare alla base. Proseguo anche su quest'altra asse. In questo modo, ora vado a posizionare una pisla lateralmente bianca, ne vado a posizionare 5 azzurre, una bianca, 4 azzurre, un'altra bianca, 5 azzurre e un'altra bianca infine. Ripeto questo procedimento per altre 7 volte in orizzontale. Ok, ora vado a prendere una pisella bianca e vado a scalare di un posto e vado a posizionare 4 pisella azzurre e vado a posizionare una pisella bianca. Ne vado a posizionare altre 4 azzurre. Ora vado a posizionare una pisella bianca, un'altra pisella bianca. Ora vado a levare questa pisella azzurra e al suo posto vado ad mettere una pisella bianca in questo modo. Faccio la stessa cosa qui, perciò levo questa pisella azzurra e al suo posto vado a mettere una pisella bianca. In questo modo. Adesso vado a scalare di un piolo e vado a posizionare una pisella qui. Scalo di un altro piolo sull'asse successiva e vado a posizionare una pisella qui. Ne vado a posizionare un'altra vicina in questo modo e vado a prendere un'altra pisella bianca e la vado a posizionare in modo obliquo per scendere in questo modo. Adesso devo andare a posizionare altre due pisla in modo verticale e ne vado a posizionare 2 in obliquo salendo. Vado a posizionarne altre 2 sempre in obliquo scendendo. E ora vado a posizionare altre 2 pisla in verticale. Ok, adesso vado a prendere sempre una pisla, la vado a scalare di un piolino, ne vado a posizionare un'altra sempre salendo in obliquo e altre 2 scendendo sempre in obliquo. E ora vado a riempire con delle pisla azzurre. La prima parte è fatta. Questo è il risultato dopo averlo stirato. Bene, ora mi serviranno per il secondo pezzo delle pisla bianche. Ne vado a posizionare 3 all'angolo sinistro in orizzontale. Ora per ogni pisla bianca dovrò andare a posizionare 10 pisla in verticale. Ora scendo di 3 piolini in basso e vado a posizionare 10 pisla in orizzontale. Ora salgo di un piolino e vado a posizionare 2 pisla bianche. Sei pisla azzurre e due pisla bianche. Salgo di un piolino e posiziono tutte pisla bianche. Ora vado a posizionare 5 pisla bianche, altre 5 pisla bianche, altre 5 pisla bianche
e 8 pisla bianche in verticale. Posiziono ora in orizzontale 4 pisla bianche verso sinistra e salgo ora di altre 8 pisla verticali bianche. Ora vado a posizionare 3 pisla azzurre, 3 pisla bianche, 3 pisla azzurre, 3 pisla azzurre e riempio tutto il resto con delle pisla bianche. Ora devo andare a realizzare un semplicissimo rettangolo, 10x18. Sono andata a realizzare il mio rettangolo, allora ho voluto anche aggiungere una fila di pisla azzurre per decorare, ma potete anche ometterla. Ora vado a realizzare due rettangoli 11x9. Ok ragazzi, ho fatto i miei rettangolini, adesso sono andata a decorarli con delle pisla azzurre celesti, ma potete decorarli come volete, io ho fatto il contorno di 3 lati, ma voi potete farlo anche di 4 o le potete decorare come volete. Dopo averli stirati dovrò andare a fare questo tavolino. Allora, come faccio a realizzare questo tavolino? Praticamente devo andare a fare la stessa cosa che ho fatto qui, solamente proprio identico, devo riandare a fare questo, solamente che devo togliere le 3 file centrali, perciò ad esempio in questo caso devo andare a togliere questa. Questa pisla e continuare in questo modo, è semplicissima, praticamente la stessa identica cosa, solamente che dobbiamo andare a togliere alcune pisla in più e il risultato sarà questo. Niente ragazzi, questo è tutto, spero questo tutorial vi sia piaciuto, io vi mando un grosso bacio, se questo video vi è piaciuto e questa idea vi è piaciuta mi raccomando spolliciate e commentate, un bacione, ciao, alla prossima, ciao!